Ciao, sai che sono contento. È la prima volta questo ragazzo. Saranno contentissimi, dai. Oh, molto sicuramente. Salve signora, buonasera. 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 Questa è la lettera per Castrocaro. Ah sì. Poi la signora vi spiegherà la lettera. Questo è un invito per Castrocaro. Sai, suo figlio deve fare un provino. Poi magari se va bene possiamo anche puntare Sanremo Giovani. Veramente. Contenta? È altro che accomodarvi. Grazie. Grazie. Accomodatevi. Grazie. Grazie. Antonio? Oh, lo chiamo, un attimo. Sai come sarà contento sto ragazzo? Sicuramente. È il primo concorso che fa? Sì. Meno male, dai. Noi l'abbiamo selezionato, cioè abbiamo messo un ragazzo che vale. Una bella voce, un bel timbro. Io vi ringrazio. Molto bravo, veramente. Se lo merita, signora. Vi ringrazio, sono veramente contenta. Il dottor Enzo era proprio della commissione, lui che c'era. Sì. Ah sì? Aspettate che adesso ve lo chiamo. Vai, vai, che aspettiamo qui. Patrizia, questa è la terza casa che ci siamo fatti. Eh sì. Purtroppo i candidati erano tanti. Sì, e ne abbiamo preso solo 15, Enzo. Sì, sì. Penso che è andata bene, no? Sì, sì, benissimo. Voci belle, no? Bravo, molto bravo, veramente. Dopo dovremo andare a Via De Nittis. Però sai, penso che questo ragazzo sia veramente bravo. Antonio, questo qua? Sì, molto bravo. E la ragazza lì a Via De Nittis? Anche, però questo sai mi piace molto. Ah sì? Bene. Uh-huh. Allora. Sai, quel ragazzo non vedente, quello che ha una bellissima voce. Ah, ho capito. Che dici? Anche penso lui. Che vada abbastanza bene. Eh? È uno dei 15. Sì, sì, perché penso. Non è l'ultimo. Può andare bene, sì, sì. Però c'ha una voce un po' tenorica, sai? E poi si vedrà, ma penso comunque che vada. Può andare. Ok, va bene allora, dai, prendiamo anche quello, andiamo ad aprire dopo. Antonio, vieni! Ah, è venuto? Ecco Antonio. Ah, poi c'era. Complimenti. Ciao, buonasera. Ti abbiamo scelto, tra tanti. Questo è l'invito per venire a Castrocaro. Sei contento? Poi la signora... Ciao, Patrizia. Complimenti. Sai, dopo Castrocaro sicuramente potremo puntare a Sanremo Giovani. Contento? Non so che dire, emozione. E Sanremo è un traguardo molto importante. Chi va a Sanremo ha la carriera assicurata. Sicuro. Ok, come dai, sì. Intanto allora sei contenta, no? Certo. Noi abbiamo visto che c'è una voce bellissima, stupenda, ci è piaciuta e siamo molto contenti su di te. Stiamo dando tutto, è vero Patti? Certo Enzo, dai che ce la fai, che sei veramente bravo. Sono emozionato, cioè non so che dire, per me è la prima volta che vedo questa cosa. Vabbè, questo è il minimo. L'emozione, no? È il minimo dell'emozione. La cosa più bella, sai qual è? La cosa più bella, veramente, è quella più bella che noi abbiamo visto in te, che c'è un grande cuore. E poi vieni da una famiglia umile. Grazie. Dove ci sta l'umiltà, tua mamma, tuo padre, tua sorella. Secondo me ci sta l'amore. E quando c'è l'amore in famiglia, quello che canti per noi... C'è tutto. Sono rose e fiori. Grazie. È bellissimo. Grazie. Un grazie anche a voi che ci avete fatto conoscere. Grazie a voi. Allora noi vi salutiamo. È stato un vero piacere conoscere questa famiglia stupenda. Un cantante veramente dal cuore nobile. No, aspettate. In verità voglio aprire una bottiglia di spumante. Ragazzi, aspettiamo un attimo. Certo, bisogna festeggiare. È l'occasione giusta. Oh, allora lo facciamo con tutto il cuore, anche per Antonio, per una certo. Va benissimo. Giulia, prendi il PC. Ecco la bottiglia, è arrivata la bottiglia. Enzo, vieni. E là, festeggiamo il nostro figlio. E come no, una grande gioia per tutti. È un giorno importante questo. Anche la sorella la vedo molto contenta. Sta molto emozionata anche lei. Ma lei non canta, signora? No, no, lei balla. Ah, lei balla? È un provino da noi, potrebbe anche farlo, no? Certamente, pure una bella ragazza. Un attimo, signora, ce la faccio più, mi devo togliere il cappotto. Prego, prego. Caldo in questa camera. Anche voi, no? Penso. No, mi fa caldo. Permette se lo tolgo anch'io? Sì, sì. Grazie. Ah, baia.
Dai. Facciamo tanti auguri a Antonio. Era Antonio. Era un grande successo, Antonio. Auguri, Antonio. Allora spero che questo ragazzo abbia tanto successo. Dedico una grande vittoria a questo ragazzo perché lo merita. Secondo me sarà uno dei finalisti di Castrocaro e forse il vincitore. Facciamo un augurio anticipato, tanto che questa carriera inizia adesso e non finisca mai. E vincurra! Grazie signora, grazie a tutti. Adesso può anche andare, eh? Penso proprio di sì. E ci voleva, no? Grazie di cuore. Ragazzi, andiamo, dai. Che dobbiamo andare a dare una visita ad altre cose, anche ad altra gente abbiamo, no? Eh sì, sicuramente. Dopo siamo molto occupati. È stato un onore. Antonio, di nuovo. Grazie ancora. Figurati. Signora. La ringrazio. Il papà. Il fratellino. Fratellino. Grazie. La sorella. Io sono il figlio di Pezzi. Ciao. Andiamo, ciao, andiamo. Pensaci, ti raccomando, che sei molto bella e penso sarai anche brava. Ciao di nuovo. Vincerai, guarda, te lo auguro con tutto il cuore. Grazie. Auguri, ciao. Arrivederci. Arrivederci. Buonasera. Buonasera. Ciao. Ciao, Mary. Ciao, Anna. Come va? Benissimo, tengo sa che cosa te. Veramente, wow. Vieni, vieni. Bello. Vieni, vieni. Raccontami tutto, che sono curiosa di sapere. Dimmi. Sei arrivata troppo tardi. Dopo prima è venuto chi lì là e Castrocaro. Bellissimo. Antonio concorso. Stupendo, ma mi fa piacere. E noi ci conosciamo da anni. Tuo figlio, infatti, lo sai, è come mio figlio. Bello, lo vedremo in TV, ascolteremo alla radio. Bellissimo. Lo spero. Siamo ottimisti. Poi mi fa piacere che tuo figlio un sogno che... È un sogno che lui ce comunque ce l'ha veramente. Hai visto? Abbiamo pregato e ce l'abbiamo fatta. E vai. Mary, permetti, devo chiamare il mio ragazzo. Come? Vai. Nel frattempo faccio pochi caffè, okay. Mary, non mi dire niente, devo scappare. È successo un po' caffè? La prossima volta, poi ti racconto tutto stasera. Ma che è successo? Non ti preoccupare. Ci rivediamo. Vabbè. Grazie. Ciao e auguri per tuo figlio. Grazie. Ciao.